Ore 4 del mattino. Il Falcon dell'aeronautica che dalla Turchia porta a casa Vanessa e Greta atterra a Ciampino. I 5 mesi e mezzo di prigionia si fanno vedere sui volti stanchi delle due giovani cooperanti. È solo in una saletta dell'aeroporto romano, lontano da giornalisti e fotografi, che tornano ad abbracciare i familiari. Prima tappa, l'ospedale militare del Celio per un controllo medico. A mezzogiorno iniziano gli interrogatori con i magistrati della Procura di Roma. Raccontano di essere rimaste sempre insieme, cambiando più luoghi. Non si sono mai sentite minacciate di morte, nonostante i carcerieri a volto coperto le abbiano trattate spesso con durezza, dando loro poco da mangiare. Il trattamento non sarebbe stato comunque tra i peggiori. Non avrebbero raccontato di alcun abuso né violenza. Polemica feroce sul possibile riscatto. Si parla di 12 milioni, lievitati anche grazie agli attacchi terroristici in Europa di questi giorni. Nonostante dal COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza, la definiscano una cifra oltre ogni limite immaginabile. Durissima la Lega. Chi si mette nei guai si arrangi da sé, tuona il governatore del Veneto Zaia, con il sindaco di Verona Tosi che chiede allo Stato di applicare anche verso i sequestri all'estero le norme che regolano quelli in patria, quindi congelamento dei fondi e divieto di pagamento. Quel prezzo comporta il finanziamento di un esercito di morte, è lecito pagare? Se lo chiedono i deputati di Forza Italia. Di tutt'altro avviso Sinistra Ecologia e Libertà, che invita ora al massimo impegno per riportare a casa anche il gesuita padre Dall'Oglio e il cooperante palermitano Giovanni Loporto. Solo illazioni quelle sul riscatto, siamo contrari a pagarli, è la risposta del ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Considero inaccettabile che in questo caso qualcuno si sia spinto a dire se la sono cercata, magari perché si tratta di due giovani donne cooperanti. Generosità e coraggio che in queste settimane ho visto in tanti campi profughi, incontrando molte volontarie e volontari italiani che danno il loro contributo per la soluzione di tante emergenze umanitarie. L'Italia ha bisogno di questi cooperanti e di questi volontari.